Buongiorno amici di Gilda TV, nuovo concorso per l'assunzione di circa 63.000 docenti e accordo sulla mobilità sono i temi di questi giorni sulla scuola. Il bando, ha dichiarato il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini, uscirà nella prima settimana di febbraio. C'è chi spera di vincere il concorso ed entrare in ruolo a settembre e chi invece guarda con paura l'imminente pubblicazione del bando, come gli insegnanti della scuola dell'infanzia vincitore del concorso 2012 e ancora non stabilizzati. La legge 107 infatti prevede la decadenza delle vecchie graduatorie nel momento della pubblicazione delle nuove. La difficile applicazione della legge 107 si sta evidenziando anche sulla trattativa sulla mobilità. Tra gli aspetti cruciali, disparità di trattamento, ambiti territoriali e chiamata diretta da parte del dirigente scolastico. Da Roma, Fabrizio Rebeschek, dirigente nazionale della Gilda degli insegnanti. Allora, ieri sera si è conclusa, dopo una lunga riunione, la cosiddetta trattativa per l'inizio della contrattazione sul contratto nazionale della mobilità. CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto con l'amministrazione e con la parte politica un accordo per iniziare la trattativa vera e propria. La Gilda non ha sottoscritto questo accordo politico, perché ha diverse perplessità rispetto a come è stato impostato il discorso della legge 107. Ci sono stati dei passi in avanti sicuramente rispetto all'inizio, soprattutto sulla questione degli ambiti e delle modalità di chiamata sugli ambiti, nel senso che ad esempio in una fase c'è la possibilità di chiedere alle scuole su ambito diverso, dopodiché se non si trova in quell'ambito la scuola specifica si va a stare nell'ambito, nel secondo ambito, terzo ambito e quant'altro. Qual è il problema di fondo che ci ha spinto a non sottoscrivere questo accordo? Prima di tutto perché in questo caso noi accetteremo sia gli ambiti e soprattutto la questione della chiamata diretta. Seconda questione, non abbiamo nessun tipo di garanzia che nella chiamata diretta ci siano delle effettivi criteri e modalità con i quali costringere i dirigenti a seguire una sorta di graduatoria. In ogni caso la Gilda continuerà a partecipare alla contrattazione dal punto di vista tecnico e terremo i colleghi costantemente informati di quello che sta succedendo. Grazie Fabrizio, per oggi è tutto, arrivederci da Gilda TV. Seguiteci.